Giorgio. Ah, no, Sai sì, no, no, no. Beh, grazie, grazie innanzitutto a, a Giuseppe Bono perché direi che con la sua passione, la sua eh, competenza, eh, consente anche. Eh, a me con eh, rappresentanza del governo e al paese, all'Italia di essere orgogliosi di quello che facciamo. E quindi grazie a Giuseppe Bono, grazie a tutta la dirigenza di Fincantieri, il presidente, i diversi responsabili dei diversi settori Ringrazio naturalmente le autorità presenti: la Presidente Serracchiani, il Sindaco, il Prefetto, i nostri eh, amici del gruppo Carnival del gruppo Holland. E abbiamo potuto credo vedere oggi nelle, negli interventi che abbiamo ascoltato come in questa eh, relazione di lavoro che va avanti. Da molti anni si sia sviluppata anche una relazione di amicizia che è molto importante per assicurare continuità, affidabilità e qualità al nostro lavoro. E grazie anche ai nostri ospiti cinesi, perché eh, questa nave, in particolare la, la Majestic Princess, è specificamente dedicata ai nostri amici cinesi e noi anche in Italia abbiamo grandissima fiducia, speranza in quello che è la capacità di viaggiare, il turismo e anche devo dire la voglia di eh, conoscere i prodotti italiani eh, anima oggi questo grande paese, la Cina. I numeri. Che abbiamo ascoltato delle navi per i non addietti ai lavori, uno dice bah, 70 navi non sarà una cosa enorme. In realtà i numeri ci dicono che FinCantieri presto avrà fabbricato qualcosa come un terzo delle grandi navi da crociera che solcano i mari del mondo, che FinCantieri eh, consentirà di far viaggiare circa 11 milioni di passeggeri nelle sue navi da crociera. Quindi stiamo parlando di, credo, una storia italiana, una storia di competenza, qualità e passione che ha fatto di questo gruppo, superando certamente anche scogli e difficoltà, un vero campione italiano un campione europeo, un gruppo che come dimostrano anche le cronache di questi mesi è in grado di crescere, di espandersi anche in altri paesi. Ed è l'orgoglio da parte mia di poter dire che questo risultato, questa capacità affonda le sue radici innanzitutto sulla capacità e la qualità del lavoro italiano. Penso che noi innanzitutto dobbiamo essere grati ai lavoratori, alle maestranze, a chi con il proprio impegno ha garantito di poter fare una meraviglia come quella di Majestic Princess che stiamo inaugurando e visitando. E grazie a questo lavoro, grazie anche a Monfalcone, grazie ai rapporti con la regione del Friuli che il rilancio della cantieristica è possibile e questo è un pezzo delle grandi potenzialità del nostro Paese. Noi oggi abbiamo un Paese, l'Italia, che finalmente vede segnali importanti di ripresa economica, anche di ripresa di fiducia. Ho visto in questi giorni ieri in particolare statistiche molto interessanti sulla ripresa di fiducia tra le imprese e tra i consumatori italiani e il compito del governo è questi segnali di ripresa, incoraggiarli anche con le decisioni e le misure che dovremo prendere nelle prossime settimane incoraggiare la ripresa, rafforzare le sue potenzialità, non certo deprimerla. Credo che la storia di Fincantieri sia anche importante da un altro punto di vista, cioè la storia eh, di un paese che fa sistema, perché riesce a fare queste grandi operazioni, a rispondere alle richieste di un grande gruppo come Carnival. Attraverso certamente la propria capacità, il proprio know-how, la propria esperienza, ma poi attraverso anche le garanzie di credito eh, offerte, pubbliche offerte dallo Stato, e mi fa piacere che sia presente qui l'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti Gallia. E poi consentendo attorno a questo gigante del mare il lavoro di tante piccole e medie imprese italiane di straordinaria qualità, perché dietro la qualità dei dettagli di una grande nave come la Majestic Princess ci sono capacità addirittura in qualche caso artigianali di design, di tecnologia, che affondano, come abbiamo visto nel video iniziale, che affondano le proprie radici. Nel nostro territorio, nella nostra cultura c'è la qualità italiana in molti di questi dettagli e noi dobbiamo essere, credo, riconoscenti a fincantieri per il fatto che in questi enormi progetti si coinvolgono centinaia o addirittura migliaia di piccole e medie imprese italiane. Voglio dire che questo discorso della qualità che è in grado di stare sul mercato. È un discorso di particolare interesse in un momento come questo, in un momento internazionale come questo. La giornata di ieri è stata dominata, come sappiamo, dalla decisione che era semplicemente il frutto inevitabile della libera e democratica scelta del popolo britannico, dalla decisione di eh, avviare la, il percorso di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Certamente non una decisione che noi italiani e noi europei abbiamo accolto con gioia, tutt'altro. L'abbiamo purtroppo eh, accettata come una de decisione legittima e democratica, ma certamente con rammarico. E tuttavia, resta, io credo, anche in momenti difficili nelle relazioni economiche o politiche internazionali, un concetto di fondo al quale un paese come l'Italia deve essere particolarmente affezionato, e cioè l'idea che la qualità non ha frontiere, che dazi, protezionismi, chiusure non possono essere barriere in grado di mettere un freno e un muro alla qualità. Se c'è qualità c'è business, ci sono scambi commerciali, c'è crescita e c'è benessere per tutti. E questo credo dobbiamo ricordarlo perché abbiamo le carte in regola per competere in questo mercato senza essere particolarmente aggressivi nei confronti di nessuno che se c'è qualcosa che caratterizza il nostro Paese è che l'Italia è un Paese aperto che punta sulla qualità e punta sugli scambi e così facendo credo è capace anche di affermare l'essenza della propria manifattura, delle proprie capacità industriali e artigianali. Sappiamo bene che questo mondo contiene anche molte difficoltà. L'apertura, i viaggi, la globalizzazione non sono solo rose e fiori. Ma sappiamo che a questo mondo, al mondo dei grandi viaggi, al mondo dell'apertura, al mondo che ci fa dire benvenuti ai nostri ospiti cinesi, noi siamo e resteremo affezionati. Perché abbiamo avuto il privilegio di viverlo negli ultimi 60-70 anni e non vogliamo, certo, abbandonarlo. Quindi. La partenza di una grande nave come Majestic Princess è anche forse un segno, un simbolo di un paese, di un'azienda come FinCantieri, di una relazione tra FinCantieri e Carnival che scelgono il mare aperto e che rifiutano una logica di chiusura in se stessi, ma scelgono l'apertura, lo sviluppo, il progresso, la crescita. E con questa fiducia che mi fa molto piacere di nuovo ringraziare tutti ed essere presente qui in questa giornata che spero sia memorabile per Monfalcone, per Fincantieri e per il Carnival Group. Grazie a tutti.